Giovanni Verga concentra la sua attenzione artistica verso il mondo contadino siciliano. Per descriverlo, Verga fa appello alla tecnica dell'impersonalità, cioè l'autore non deve esprimere i suoi giudizi, non deve intervenire nella storia, e della regressione, effettuata tramite un abbassamento costante del punto di vista sulla storia da parte del narratore. Verga cioè sceglie di parlare dal punto di vista del popolo. Nella poetica di Verga, il progresso è paragonato a un fiume, la famosa fiumana, che travolge i vinti, coloro cioè che non riescono ad adattarsi e a rimanere al passo con esso. Verga sceglie di parlare nei suoi romanzi e nelle novelle proprio di questi vinti, esponendo il loro punto di vista agli occhi del mondo. Rispetto al naturalismo, che si sviluppa soprattutto in Francia, che preferisce raccontare le sue storie sempre da un punto di vista esterno e onnisciente, l'autore cioè è superiore alla storia, Verga adotta per i suoi scritti la regressione del punto di vista. Si abbassa ed entra come fosse uno dei personaggi della sua storia. Cerca addirittura di scomparire e di lasciar parlare la gente che vive la storia che lui sta raccontando. Per capire il perché di questa fondamentale differenza tra naturalismo e verismo, bisogna ricordarsi che il naturalismo ritiene possibile per la letteratura intervenire sulla realtà e modificarla. I naturalisti francesi descrivono soprattutto il dramma degli operai, mentre per Verga, e quindi i veristi, a prescindere da tutto, la realtà non è modificabile. Verga dunque possiamo dire che è pessimista, cioè non vede speranza di cambiamento delle vicende dei suoi personaggi. Attratto dai problemi sociali dell'epoca, Verga preferisce dunque occuparsi della questione meridionale. Come già accennato, Verga sfrutta le tecniche narrative dell'impersonalità e della regressione, tipiche del suo stile. Per descrivere il mondo siciliano fisso nei suoi valori, secondo l'autore è necessario uno stile di scrittura oggettivo, spogliato cioè da opinioni e sentimenti dell'autore, proprio per essere più fedeli nel descrivere la realtà. Per Verga, dunque, serve che l'autore si metta da parte, senza influenzare in alcun modo il racconto con le sue conoscenze e i suoi giudizi, per guardare al mondo contadino e dei pescatori da una certa distanza, allo scopo di restituire la verità, il fatto nudo e crudo in sé. Nelle sue opere Verga applica la formula verista, che prevede l'assoluta estraneità dell'autore rispetto alla storia che narra. Dunque costruisce una rappresentazione della realtà senza interferenze, giudizi o riflessioni morali. Adesso vediamo alcuni dei principali aspetti del suo stile. Primo, l'essenzialità della forma, che presenta un linguaggio che è vero che si allontana dall'italiano standard, ma che tuttavia è molto ricco di espressioni dialettali, popolari e proverbi. 2. La sintassi è semplice ed elementare, proprio come il modo psicologico di pensare dei personaggi di Verga. 3. L'uso del discorso indiretto libero. Verga, cioè, presenta i pensieri dei suoi personaggi direttamente nella narrazione, senza introdurli, senza usare i due punti e le virgolette. Questo perché vuole far sembrare che il racconto emerga così come nasce dal pensiero e dai racconti dei personaggi, del popolo. Giovanni Verga presenta i pensieri dei personaggi direttamente nella narrazione, spesso senza il verbo reggente né le virgolette. I pensieri della gente escono cioè in maniera diretta, mischiandosi col discorso indiretto. Ecco allora che spesso il lettore è confuso, perché Verga mischia il discorso indiretto con quello diretto, il discorso diretto con quello indiretto.